Buongiorno a tutti, mi chiamo Benedetta Damiano, sono una fisioterapista delle palestre ambulatoriali dell'ospedale di Correggio. In questo video vediamo una piccola sequenza di esercizi che può essere utile a pazienti emiplegici come autotrattamento nell'attesa di poter riprendere l'attività ambulatoriale con il fisioterapista. Allora, oggi lavoriamo sull'arto superiore e iniziamo con un piccolissimo esercizio che consente di stabilizzare un pochino le scapole in modo da correggere la posizione dell'arto superiore. Quindi l'esercizio consiste nell'aprire il petto e chiudere le scapole posteriormente, farlo in maniera lenta e poi tornare indietro. Questo lo facciamo con gli arti superiori entrambi appoggiati ad un piano d'appoggio, come può essere un tavolo, e cercando di spostare posteriormente le scapole. Fatto questo, passiamo a lavorare un pochino sulla glena omerale con una flesso-estensione assistita, dove l'arto conservato va a supportare l'arto plegico per favorire il sollevamento dal tavolo dell'intero arto. Successivamente andiamo a lavorare un pochino anche sul gomito dell'arto plegico, favorendo la flesso-estensione, quindi con piccoli esercizi che possono essere svolti in autonomia se l'arto riesce a governare un pochino di movimento attivo, oppure sempre in condizione assistita dall'arto sano nel caso in cui questo non sia possibile. Lavoriamo sia sulla flesso-estensione che sulla pronosupinazione, favorendo l'appoggio della mano dalla parte palmare o dalla parte dorsale. In ultimo andiamo a lavorare su polso e mano, dove se la posizione della mano è pressoché in chiusura, l'arto conservato va a cercare l'apertura con delle carezze, diciamo, nella parte palmare, in modo tale da favorire la completa apertura. Oppure le dita della mano conservata vanno a forzare l'apertura della mano plegica. Se invece l'atteggiamento della mano è fondamentalmente in abbandono e quindi la mano viene tenuta semiaperta, si può andare a favorire con attività assistita la chiusura della mano, il che può essere fatto sia con l'arto in appoggio che senza l'appoggio della mano andare a favorire la chiusura dell'arto.